Allora ragazzi, prima che inizi il video ci tenevo a fare un piccolo appunto, che non è piccolo, è molto importante, perché abbiamo registrato questo video che era tipo metà novembre, adesso vabbè è marzo, e in questo periodo purtroppo Alena ha dovuto chiudere il locale, quello lì di Milano. Adesso si sta un attimo operando in queste due settimane per capire dove riaprire, perché vuole riaprire, e perciò attualmente non si possono provare i suoi prodotti. Vi aggiornerò magari su Instagram, e magari seguite anche lui su Instagram, si chiama Alen Locatelli, per sapere poi quando riaprirà e dove riaprirà. Quindi peccato, però intanto godetevi il video perché sono dei prodotti incredibili. Oh, Parigi, Copenaghen, Roma, tutto, Milano, Italia, in giro per l'Italia, cioè ci siamo sfondati di sfogliati, da solo e insieme a Alessio, alla ricerca del miglior sfogliato della nostra vita, e l'abbiamo trovata alla fine, cioè a Parigi, a Charles Blanc. Se non avete visto quei video recuperatevi senza esitare due volte, però a Milano c'è da ammettere che c'è uno che se la gioca, alla Charles Blanc. È iniziato tutto da un posto, uno. Consigliato appunto da Alessio qui a Milano, e come un cerchio, come la storia dei Malavoglia, si ritorna lì per chiudere. Si finisce da dove si inizia. Lui apre quando vuole, fa quello che vuole ed è giusto che sia così, ma quando apre ragazzi, cioè stiamo parlando di Alen Locatelli. Alen, il buon Alen, quel bastardo che fa ingrassare le persone. E qui alle nostre spalle sono le 8:36, apre le 8:30, se apre perché è ancora chiuso. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di riassaggiare i prodotti, anche perché quando sono venuto qui la prima volta non ho assaggiato i suoi prodotti cavallo di battaglia, ma solamente quelli che aveva. Ci prepara qualche chicchettina, non so cosa, non voglio spoilerare niente, ma secondo me godiamo come dei matti. Ed ecco laggiù quella tendina verde scritta gelateria, proprio inconfondibile. Si fa tendere la stella, si fa tendere. Tipo Apple Store. Questo è una delle poche volte dove siamo d'accordo con il proprietario. Cioè sa che veniamo e assaggiamo i prodotti, però cioè è inutile questa cosa, perché sono comunque dei prodotti buoni, quindi non è che fanno schifo, sono buoni. L'unico dubbio è se sono eccellenti. Guarda qua l'insegna, cioè non ti dà proprio l'idea di... Ah, c'è l'insegna anche, che ci diceva tra l'altro Alen che questa insegna era qui già da prima del locale che aprisse lui, però l'ho voluto tenere perché inizialmente faceva pure il gelato, poi fare gelato, colazione, è una cosa un po' insostenibile. È per questo che c'è l'insegna nel bancone, i cosettini, vaschettine per tenere il gelato. Easy, si entra nel paradiso, metti il naso dentro. Questo è il profumo di burro. Quando gli chiedi il pan al cioccolato dici saccottino al cioccolato. Io ti provo. Diglio. Ci butta fuori a calcio. Sì, sì. Là delle belle brioche, al tiramisù, quello che vedete che straborda fuori, è caffè. Lì, cioè, è pazzesco. Oh Ale, si prende un pan cioccolato e un croissant, giusto? Fine? Stavi contando. Ha 8 prodotti. 8 prodotti, 500 calorie l'uno, 4000 calorie, diviso 2, 2000 calorie a testa per iniziare. Giornata sprint, eh? Mi piace il ragazzo. Allora. Buongiorno, col bombello. Ah, ovviamente che facciamo? Uno di tutto. Basta però che ci fai assaggiare il fagottino al cioccolato e la brioche. No, facci godere, il tuo obiettivo è quello. Mamma mia. Cioè, come fanno a sapere che sei aperto tutta sta gente? Questa è devastante. Tu sei a Magnalla. Là. Per quante persone? Facciamo così. Diminuiamo una tavoletta e via. Merci beaucoup. Oddio mio, Ale. L'abbiamo sgravata. Cioè, io dico, perché ho viaggiato fino adesso? Guarda qua che roba. Da che si inizia, Ale? Ma che cazzo ne so. Cioè, qui davvero sono opere d'arte. No, veramente. Attacchiamo dalla focaccia, che è focaccia, oddio, questo mi ammazza. Tarto sucre. Questa è una roba che te non hai idea. Te la focaccia tradizionale non la mangerai più, vorrai mangiare la focaccia con lo zucchero. Ma... burro proprio, burro. Perciò ragazzi, da Alen Locatelli, buon appetito a tutti.
Vabbè, è tipo un mini pandorino zuccherato con questa crosticina sopra. Scioglievole in bocca, cioè non è che ti allappa, ti asciuga. C'è il burro che lubrifica tutto. Non è nemmeno pesante, questa qui la mangeresti quando sei triste. Queste focaccine, quante ne fai giù? 10, 15? Questa qui leggermente tiepida. Passiamo al nostro ambito, gli sfogliati. Croissant e pain au chocolat, iniziai dal croissant. E questo è un coltello. Croissant che è infuocato proprio a luce del sole. Colore spettacolare, bello marroncino e poi gli strati di sfoglia. Già mi ricordo la prima volta che venni. È la prima volta nella mia vita che mi trovavo di fronte a un croissant del genere e tuttora, vi devo dire, dopo tutti quelli che ho mangiato e che ho trovato in giro, difficile. Solamente quello di Cheval Blanc su me è a livello. Cheval Blanc e un altro, quello di Beji a Copenaghen, mi ricorda tanta roba. Madonna, è bello. Che n'ha de crunch. Ce n'ha da raccontare questo coso? Questo? Che roba illegale! E due, e uno. No! Uno. Wow. Qui non Batman, direttamente i cavernicoli. Wow, che profumo! Qua, una fragranza così. Allora, da che parte sei? Madonna, che bello! Sound on, mi raccomando. Sandonato. Sandonato, via. Senti, il breccino, il ghiaino quando cammini. Poi il burro. Cioè, proprio no, si sente, il sapore che ti lascia in bocca. È dolce, non è quel bruciacchiatino dei croissant, magari, che sono croccanti in questo modo. Ti scioglie in bocca, non te l'asciuga. C'è il burrettino proprio che viene rilasciato. Allora, non ti dico Cheval Blanc, ma siamo lì. E questo lo mangiavi al chiuso, è perfetto. È la temperatura di servizio. E la Cheval Blanc abbiamo mangiato a coperto. Quello sto mangiando a 10 gradi fuori massimo. Questo ti sta guardando un po' di... Ti sei dimenticato di me? No. Due. Wow. Ciao, vai. Uno nei commenti è scritto ma il cioccolato del pollo cioccolato deve essere in bacchetta, non deve essere sciolto. Non è mai vissuto veramente. Allora, grotta un po' esagerata qui, potrebbe essere un sistema questo qui, più collegamenti. Ma perché ogni sistema cavernicolo è fine a se stesso, capito? Ognuno ti regala un'esperienza diversa. Inebriante. E... mangiamo di profilo così qua, vicino a loro. Il cioccolato. Vabbè, dai, vabbè. No, ho paura di esprimere, cioè non... Io te l'ho detto, cioè, purtroppo in questo caso devi solo mangiare. Com'è? Questo amore. Com'è? Questo amore. Non è che finisce col morso, la goduria, il croccante, il sapore, la scioglievolezza, cioè... Anche la masticazione è incredibile. Ma poi che ne è? Cioè, guarda che consistenza bella. Bel cioccolato. Bisogna ancora finire, cioè non siamo neanche a metà. Io attaccherei lei. Lei così d'arroganza? No, io terrei per un po'. Io attaccherei il carico pesante adesso. Sì, l'artiglieria. Artiglieria, vai. Pesante. Facciamo un po' brioche, di brioche. Perché questa è la brioche al tiramisù. Vediamo come attaccare. Niente. Qui secondo me c'è da zozzarsi. Ho boccato le dita. Questo solo per chi lo vede. Vai. Stronzo, attacco subito. Vai. Va bene, poro a me, via. È un bastardo, non si può. Aspetta, devo risentire un attimo. Sto sporco? No. Quando ti sporchi è sinonimo di godura, lo sai. Sì. Questa godia. Qua ho avuto un momento di intimità personale. Oh mio Dio. Vamos. Mamma. Metto per svenire. È veramente una brutta persona, Len. È veramente una brutta persona. La brioche è col caffè anche? Al caffè, sì. Poi questa crumble sopra, un po' croccantina.
che fa consistenza in bocca, fa masticazione. La scarpetta. L'impresa di pulizia bisogna chiamare adesso. Illegale. Forse di questa, unico appunto, avrei preferito, gusto personale, un po' meno il sapore di caffè. Un po' più mascarpone preferivo, un po' più dolce. Ma non sei credibile con quella bocca, guarda, è zozzo. Ci ricomponiamo con le posate? Dai, sì. Facciamo vedere che anche le scimmie sanno usare le posate. Cheesecake basca, che però, te mi dicevi Ale, la cheesecake basca dovrebbe essere un po' liquida, no? È una variante, sì, c'è, ma più che altro è, c'è uno Chicche da Costa, che è questo chef nella provincia di Valencia, che lui la fa liquida per particolarità, però ognuno poi la fa come vuole. Ok. E nella vita non mangio una cheesecake, tra l'altro. Bel tocco di formaggio. Oh, che è sta storia? Sfogliati, torte, lievitati anche. Oh. Non è che può essere buono tutto. Non è di quelle cheesecake asciutte che ti rimangono in bocca, t'allappano. Cioè, sembrerebbe, ma in bocca fa un altro effetto. È come se fosse un gelato che si congelasse, si scioglie proprio. Attacchiamola. Ma va a f***o, fra. No, no, dai, cucchino, siamo... Buona. Scende che è un piacere. È assurda. Questa, secondo me... La senti dopo 10 minuti, se ne cominci a mangiare a tuono. Eh sì, se mangi il giusto, sei a posto. Bravo, ha passato il test. Siamo addirittura ad arrivo. Questo è incredibile, questo non l'ho mai provato io. Bello dolce, eh? Lo zuccherino proprio ti rimane incollato fra i denti. Mi aspettavo che questa glassatura avesse un po' la consistenza di una lastra di vetro proprio. Invece è un po' morbidino, forse perché l'ho sfogliato. È morbido, quindi si andava un po' a mescolare il tutto. Beh, bella però, eh. No, è bellissima. Secondo me prima era una bella lastra di zucchero, magari ora È umida a Milano, boh, non è stata tanto umida. Niente, tutte scuse, proviamola. Beh, un bel crunch lo fa, eh. Il sound check passato. Buono, ma le altre le preferivo. Però top, eh. Se ti piace il caramello, questa è tua. E ora? Oh. Allora, fino adesso il meglio... Sai meglio forse i classici? Zio, il tiramisù. Però di croccantezza, esperienza, i classici hanno tanta roba. Cioè, quel croissant, il pan chocolat, buoni, buoni, buoni. Vediamo questo, Il nodo, con sopra caramello. L'abbiamo lasciata per ultima perché ha una struttura che è poesia. Non ho capito bene, non ho capito bene. Momento, momento. Mi appiagno, mamma. È un guscio croccante proprio, una conchiglia. Senti l'impasto che ti invade la bocca e poi una quantità di burro. Che proprio ti arriva fino al cervello. Mi ricorda un po' la stessa esperienza della pasta che abbiamo mangiato a Copenaghen da Heart Bakery, dove c'era veramente tanto burro, si è andato tutto a sciogliere. Poi il caramello arriva, dolcettino. Questa è una bella bomba. Io penso non hai mai visto manco le ragazze con questi occhi. Se arriverà una ragazza un giorno che guarderò come io guardo gli sfogliati, significa che è fatta. È la ragazza giusta per te. Mordilo, no, non mordilo, che mordilo di qua, dietro. Ah, caramello salato, burro, grassi, croccante. Cioè questo, aspetta, ce ne sono due, una a testa, una a testa. Dona a te. Il cornettino. Cincin. Ah. È Art Bakery, È il vero? Il cornettino è Art Bakery. Vero? È come Art Bakery, meglio, perché questo è sfogliato. È ancora più croccante. Miglior prodotto secondo me questo. Ha detto. Basta, fra, ce possiamo andare. È meglio. Grazie mille, davvero. È di fuori. Ci vediamo presto. Dai. Spiegami, con questo video è la chiusura. Non lo so che succede. Cioè, anche dopo Charles Blanc si è detto. Questa è la fine, la conclusione.
Bisogna firmarci perché sennò l'analisi del sangue non avrò mai il coraggio di farle. Ma tanto ci stiamo già progettando un viaggio ad aprile di nuovo in un altro stato. No, non è... E alla fine, non finirà mai questa cosa. Però andremo anche un po' più sul salato, dai. Gli sfogliati è un bel mondo, è un bel mondo. Secondo me le persone hanno bisogno di acculturarsi su questa roba, perché si mangia tanta schifezza in giro, sì, soprattutto qua in Italia, ed è bello crearsi una cultura su questo mondo della Binoiserie, che è una roba spaziale. Diventi un bambino. Cioè, quando inizi con un prodotto del genere, come ho fatto io con Alain, ti appassioni proprio. Cioè, iniziamo tutto da qui, veramente. Poi prodotti accessibili, non è una scena di uno stellato, sono prodotti che costano 4-5 euro. Sì, che comunque... Che è tanto per un... Tanto, però bisogna sdoganare che la qualità di un prodotto costa, perché quando costa poco vuol dire che sotto c'è qualcosa che non va. Per Milano è tutto, almeno. Per Milano sì, per Milano per adesso è tutto. Io mi fermo qui a Milano. Italia continueremo piano piano, e anche il mondo. E Alessio, un piacere anche per me, cioè è stata una goduria. E noi come al solito, ragazzi, ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.